La storia di oggi è una classica storia brasiliana, probabilmente presente anche in altre culture, però è stata resa famosa dal grande Paulo Coelho. Si chiama Il pescatore e l'uomo di affari e dice così: c'era una volta un uomo d'affari che era seduto vicino alla spiaggia, vicino in un piccolo villaggio brasiliano. Mentre si sedeva, vide un pescatore brasiliano che remava su una piccola barca verso la riva, avendo catturato un bel po' di grossi pesci. L'uomo d'affari fu colpito e chiese al pescatore: quanto ci vuole per catturare così tanti pesci? Il pescatore rispose: solo un po'. L'uomo d'affari era sbalordito. Allora perché non ti fermi più a lungo in mare e cattura ancora di più? Questo è abbastanza per sfamare tutta la mia famiglia, ha detto il pescatore. L'uomo d'affari quindi ha chiesto: allora, cosa fai per il resto della giornata? Il pescatore rispose: beh, di solito mi alzo presto la mattina, esco in mare e prendo qualche pesce, poi torno indietro e gioco con i miei bambini. Nel pomeriggio faccio un pisolino con mia moglie e quando arriva la sera mi unisco ai miei amici del villaggio per un drink. Suoniamo la chitarra, cantiamo e balliamo tutta la notte. L'uomo d'affari offrì un suggerimento al pescatore. Io sono un dottorato in economia aziendale. Potrei aiutarti a diventare una persona di maggior successo. D'ora in poi dovresti passare più tempo in mare e cercare di catturare quanto più pesci possibili. Quando hai risparmiato abbastanza soldi, potresti comprare una barca più grande e catturare ancora più pesci. Presto potrai permetterti di comprare più barche, creare la tua azienda, il tuo impianto di produzione di cibo in scatola e la rete di distribuzione. A quel punto ti trasferirai da questo villaggio a San Paolo, dove potrai creare il quartiere generale per gestire tutte le tue altre filiali. Il pescatore continua: e dopo? L'uomo d'affari ride di cuore: dopo potrai vivere come un re nella tua stessa casa e quando sarà il momento potrai diventare pubblico e fluttuare le tue azioni in borsa e sarai ricco. Il pescatore chiede: e dopo? L'uomo d'affari dice: dopo puoi finalmente andare in pensione, puoi trasferirti in una casa vicino al villaggio di pescatori, svegliarti presto al mattino, pescare qualche pesce, puoi tornare a casa e giocare con i bambini, fare un bel sonnellino pomeriano con tua moglie e quando arriva la sera puoi unirti ai tuoi amici per un drink, suonare la chitarra, cantare e ballare tutta la notte. Il pescatore era perplesso e dice: ma non è quello che sto facendo ora?